Pesce d'Aprile, spettacolo presentato e organizzato dalle associazioni Alice Ravenna, Alzheimer Ravenna e Ravenna Parkinson per sensibilizzare sul tema delle malattie neurologiche, si iscrive nel progetto La Cura in Rete, che le associazioni di volontariato stanno portando avanti a favore dei pazienti, in collaborazione e raccordo con l'ASL Romagna e con l'assessorato alle politiche sociali del Comune di Ravenna. L'obiettivo è quello di raccogliere fondi per il progetto e di sensibilizzare sulle realtà di malattie quali l'Alzheimer, il Parkinson, l'ictus, che hanno conseguenze debilitanti e che hanno riflessi non piccoli anche sulle famiglie dei pazienti. Pesce d'Aprile andrà in scena venerdì 7 febbraio alle ore 21 al Teatro Rasi. Lo spettacolo Pesce d'Aprile come epilogo e veicolo di messaggio sulla sensibilizzazione delle malattie neurologiche. Perché proprio in questo momento si inserisce? Sì, lo spettacolo Pesce d'Aprile appunto è uno spettacolo che giunge e rilancia tutti gli interventi che presso il distretto di Ravenna stiamo realizzando in collaborazione con l'assessorato ai servizi sociali e le associazioni che hanno avuto un ruolo straordinario nella realizzazione di questo spettacolo. Le associazioni di cui stiamo parlando sono l'associazione Alzheimer, Parkinson e Alice, associazioni che hanno costruito un rapporto di rete molto forte con l'azienda, con il distretto di Ravenna, per la realizzazione di una serie di interventi a supporto dei pazienti colpiti da questo tipo di malattie e a supporto delle loro famiglie e dei loro caregiver. Lavorare in integrazione è sicuramente una strategia indicata dalla regione, sia nel piano sociale e sanitario, che recentemente confermata con una delibera regionale di misure di sostegno al caregiver, va proprio nella direzione di riuscire a mettere a sistema tutte le risorse del territorio, perché solamente in un sistema integrato è possibile raggiungere i risultati. Questo spettacolo vuole affrontare questo tema in una modalità diversa, non solo dando evidenza dei progetti che abbiamo fatto, ma anche rilanciando l'attenzione su questi temi per proseguire nel lavoro di rete. Come è nata l'idea di questo spettacolo per sensibilizzare su particolari malattie? È nata insieme alle associazioni proprio per poter sensibilizzare l'opinione pubblica e raccogliere anche contributi per portare avanti numerosi progetti che sul territorio vengono fatti già da qualche tempo, assolutamente in collaborazione con l'ASL e con il Comune di Ravenna. Nel sostegno ai familiari e ai pazienti, quanto è importante il ruolo del caregiver? Enormemente importante, perché sono quelle figure che non pagate, ma semplicemente per amore verso la persona assistita, dedicano una parte rilevante del proprio tempo nell'assistere i propri cari che hanno delle disabilità acquisite o delle non autosufficienze o comunque dei bisogni. Per cui è molto importante valorizzare questa figura. In questa regione questo sta avvenendo, perché è recente l'assunzione di una nuova legge che riconosce la figura del caregiver e stanzia anche risorse per il sostegno, la formazione e tutta una serie di azioni correlate. E naturalmente ci occupiamo sia di pazienti che di caregiver, perché la famiglia è il nucleo in cui spesso si esaurisce la vita di queste persone che sono colpite da disabilità. Per quanto riguarda invece la raccolta fondi per questo spettacolo, a cosa serviranno? Intanto l'acquisto dei biglietti in questo momento dello spettacolo Pesce d'Aprile, che si svolge appunto venerdì sera con Cesare Bocci, che è egli stesso, oltre che attore, un testimonial importante, perché ha vissuto sulla propria pelle l'esperienza di caregiver in una situazione molto seria. E ci aspettiamo, oltre ai biglietti, tutta una serie di azioni, di atti di liberalità, in particolare da parte delle imprese che abbiamo definito nostri sponsor, che ci consentiranno di fare fronte non solo ai costi dello spettacolo, ma soprattutto ci consentiranno di disporre di risorse economiche per le nostre attività istituzionali, che sono di vario genere, di prevenzione e comunque di cura delle malattie che ognuna delle nostre associazioni tutela e rappresenta.